Seconda cinganne, sono arrivato abbastanza veloce e io ho toccato le gomme, ho tirato in aria le gomme, e un piccolo errore. E comunque sono contento della gara perché sono sempre vivo. È un percorso non facile. Sì, sì, un percorso da parte di sotto è un percorso abbastanza lavorato, tecnico, sopra è abbastanza veloce. Quindi è un misto di... Misto sì, comunque, ecco. Bellissimo percorso per ritornare. Allora, ti vedo felice di questo Santo Stefano. Sì, sì, sono felice, non ti ripeto, nonostante tutto che ho rotto un paraurti, però sono felice perché ho fatto un primo tempo. Bene, bene. Chi vuoi ringraziare? Sicuramente Rosario Alessi che ti ha sistemato il paraurti. Sì, sicuramente in primis Rosario Alessi e il papà. Bene. Che mi sono state sempre vicino e mi hanno supportato. E corretto e trattato come un figlio, come un fratello maggiore. Bene. Grazie. Ci vediamo alla prossima, d'accordo? Okay, un abbraccio. Signor Tinella, allora, è venuto a fare i complimenti? Sì, allora io voglio dire solo una cosa. Un amico competitivo e ci tengo alle persone anziane come noi. Siamo rincoglioniti. Persone d'esperienza, d'esperienza. No, siamo una persona d'esperienza che può fare. Allora diciamo, ci siamo divertiti. Un bel percorso e auguro che l'anno prossimo vediamo. Grazie, vi voglio tutto bene. Grazie. Sempre classe RS Plus Turbo. D'Agostino Antonio, dalla Giare Corse, primo Domenico Tinella. Domenico Tinella non c'è, arriva solo Antonino D'Agostino. Antonino D'Agostino ritira la coppa del secondo classificato. Un applauso a D'Agostino. Secondo, secondo. Gruppo RS